Lei ci crede a Babbo Natale? Come no, è qui. È qui vicino a noi. In carne e ossa. In carne e ossa. Sache, ho visto in tedesco, Sache Mädchen. Oltre le cose, persone oltre le cose. E che se scherza mica, si fa sul serio. È la catena Conad ad Arezzo ad ospitare nel giorno della vigilia un Babbo Natale davvero speciale. Il presidente della Fondazione Mona Lisa Ollus, Piero Iacomoni, che ha voluto omaggiare con alcuni pensieri natalizi il personale e la clientela della grande catena, sempre disponibile quando c'è da tendere una mano ai meno fortunati. L'ultimo gesto in ordine di tempo è la donazione dei panettoni alla casa circondariale di Arezzo, ma non è stata l'unica volta in cui la fondazione ha chiamato e Conad ha risposto. Prima di tutto sono arrivato senza renne, ma con la macchina elettrica, con l'autocertificazione. Credo che Conad abbia fatto tanto per questa città. La famosa rete che noi diciamo sempre, qui si è sentita veramente, da luglio che si porta via molta roba, e specialmente per la nostra casa circondariale è stato fatto delle belle cose. Questo non vuole essere un ringraziamento, vuole essere un ricordarsi che questo è un santo Natale, finirà anche questo, sono convinto che cambierà, verrà meglio. La bambina che è entrata ha detto lo cambierà lei il mondo. Eccolo, tieni tesoro, se ci credi a Babbo Natale, lo vedi, io sono Babbo Natale, quello vero è. Vediamo il loro, è vero o no? Grazie. Un Natale speciale, quello che tutti noi vivremo nel 2020, in cui riscoprire davvero il valore delle persone oltre le cose, proprio come recita lo slogan di questa catena della grande distribuzione. Le persone sono avanti alle aziende, l'azienda è dietro, perché poi se l'azienda non vuole mette un no per miriade di motivi, ma le persone sono avanti a tutto. E pensare che siamo uomini e quindi viviamo in una città, io sono contento di vivere in questo Arezzo e mi fa piacere avere amici di questo livello. Bello, è una cosa molto bella. In un territorio ci volete stare così? Sì, è nostro, anche il nostro slogan è persone oltre le cose, e cerchiamo veramente sempre di essere vicini alla città e a chi come Piero è una vita che si adopera per gli altri, e anche noi cerchiamo sempre di essere vicini, insomma, alla città di Arezzo. I vostri dipendenti sono stati esposti al virus, sono stati sempre a lavorare, sono stati sempre in prima linea. Che anno è stato? Sì, è stato un anno difficile per tutti, e soprattutto sì, per noi e per i nostri dipendenti. Sempre attenti alle regole, però effettivamente c'è un ringraziamento totale e un encomio straordinario a tutti della nostra catena, ma comunque tutta la grande distribuzione, che spesso si ricorda anche poco su questa situazione. Però c'è stato un anno di sacrificio. Speriamo che, come dice Piero, questo Natale porti via, insomma, un po' di cattivo che c'è stato quest'anno, e si rinizia il prossimo anno con una speranza nuova. Conad ringrazia il nostro vero Babbo Natale, tanti auguri a tutti! Auguri!